nell'anno in cui torna a Recanati, nello Zibaldone scrive migliaia di pagine, moltissime, nell'estate-autunno del 23, che sono pagine sconvolgenti di messa in crisi di tutte le questioni che aveva affrontato fino ad allora. Queste pagine a loro volta preparano il terreno per quello che sarà la grande impresa leopardiana degli anni successivi, e cioè un libro di prose morali che intitola Operette morali. Questo libro nasce in un solo anno, il 1824, non fa praticamente quasi nient'altro, scrive molto meno nello Zibaldone, si concentra su questo libro di operette, anche se lo pubblicherà solamente nel 27. Si tratta di operette quasi inclassificabili, molto bizzarre. Da un lato c'è l'influsso di Luciano con la sua vena umoristica, comica. Dall'altro però questi dialoghi hanno un fondo filosofico molto intenso. Sono in qualche modo dialoghi che dialogano con Platone, con le teorie platoniche. Sono gli uccelli naturalmente le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi sempre ti rallegrano, ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcuno altro animale. L'elogio degli uccelli è l'elogio di un animale che si rifiuta di sostare nello stesso posto, si rifiuta di riflettere, si rifiuta di programmare e vive felicemente nello spostarsi da un luogo ad un altro. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano. E quanto è maggiore il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. Di nuovo c'è l'elemento dell'oralità, della voce, quindi è un animale che riesce ad essere felice cantando e spostandosi e muovendosi, quindi non riflettendo. Questo è un programma, diciamo, del tutto antiplatonico, quindi ciò che il filosofo invidia negli uccelli è la capacità di non vedere il vero, ma al contrario di cantare e di muoversi. Questo è sicuramente un preludio alla filosofia nicciana. In seguito al deludente soggiorno romano, ha inizio per Leopardi un periodo di raccoglimento in cui abbandona la poesia e si dedica a un nuovo progetto letterario. Tra il 1824 e il 1832 compone le Operette morali. Si tratta di componimenti in prosa che toccano tutti i toni, dal metafisico al farsesco, dal lirico al razionale. Spesso usa il tono dissacratorio, e per questo fa ricorso allo strumento dell'ironia. Le operette morali segnano una svolta centrale nell'elaborazione concettuale e artistica di Leopardi. I temi affrontati sono quelli fondamentali del pessimismo: l'infelicità umana, la noia, il dolore, la concezione materialista e la critica alle moderne ideologie liberali, cattoliche e progressiste. Nelle operette morali, dunque, confluisce il nucleo del pensiero leopardiano, espresso attraverso un'ampia varietà di forme letterarie. Fa uso della forma del dialogo, i cui interlocutori possono essere personificazioni, quali la natura, come nel dialogo tra la natura e un islandese, personaggi mitici, come nel dialogo tra Ercole e Atlante, storici, come Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, oppure creature fantastiche, come nel dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. Adotta poi la forma narrativa, come nella storia del genere umano, e la prosa lirica, come nell'elogio agli uccelli. In altri casi si hanno invece raccolte di aforismi o discorsi che si rifanno alla trattatistica classica.